L'Istituto Spallanzani di Roma ha confermato la positività al coronavirus della 24enne studentessa casertana tornata da Milano qualche giorno fa e attualmente ricoverata al Cotugno di Napoli in osservazione con un mal di gola e senza sintomi preoccupanti. Lo rende noto il direttore generale dell'ASL di Caserta, Ferdinando Russo, che spiega che sono stati posti in quarantena volontari i genitori della ragazza, un'amica della 24enne che ha fatto il viaggio da Milano, e il fidanzato di quest'ultima. Per gli altri due casi si attende ancora la conferma. Uno è un tecnico di laboratorio della provincia di Salerno, attualmente ricoverato al Cotugno in isolamento. Il terzo invece è un professionista che abita nella zona di Piazza Carlo III, in quarantena e in sorveglianza attiva da parte dell'ASL Napoli 1. Le notizie dei casi di positività sono stati resi noti dal presidente della regione Campania nel corso di un incontro con i sindaci di tutti i comuni in Campania, riuniti nell'auditorium dell'isola C3 del centro direzionale. De Luca, inoltre, nella serata di ieri, ha emanato un'ordinanza che prevede la chiusura per 3 giorni, cioè fino a sabato 29 febbraio, di tutte le scuole e le università di qualsiasi ordine e grado di tutta la regione Campania. L'ordinanza si è resa necessaria per consentire pulizie e disinfezione in tutti i plessi scolastici e universitari per prevenire possibili contagi di coronavirus. Le scuole e le università riapriranno lunedì 2 marzo. Dobbiamo avere comportamenti che consentano di vivere, di produrre, perché altrimenti rischiamo di aggiungere alla crisi sanitaria anche la crisi economica. Già oggi noi abbiamo dei colpi pesanti su tutto il sistema turistico campano. Dobbiamo garantire anche i servizi. Nell'incontro avuto con il governo abbiamo discusso dell'opportunità di proseguire con i concorsi, di tenere aperti le sedi agli uffici pubblici. Insomma, tutta una serie di misure, i trasporti pubblici non è che possono fermarsi. Allora, la materia è delicata, bisogna avere comportamenti omogenei su tutto il territorio nazionale e regionale.